Allora, mister, come si può commentare una partita del genere? Ma noi non abbiamo giocato una grande partita, no? Al primo tempo abbiamo sofferto, non c'era, la squadra non era tonica al punto giusto, abbiamo vinto perché i due ragazzi, l'Under 21 e l'Under 18 in porta, si sono accordati, si sono allenati tutta la settimana, hanno già deciso che eventualmente ai rigori avrebbe parato il più piccolo perché c'è una grande reattività. Una partita molto equilibrata, l'abbiamo vinta per questo pubblico che è arrivato, questi ragazzi della curva qui hanno fatto quello che serviva, quel centimetro in più per portare ancora una volta a Pescara in finale quest'anno, che non è da poco, visto che è una squadra insomma appena costruita a livello embrionale, ma che potrebbe avere una bella storia. Ma, i risultati al momento dicono che il lavoro svolto è altamente positivo. Due tornei, due finali. Sì, due belle finali nazionali, imbattuti nei due tornei, domani affrontiamo una corazzata, però la strada è questa, comunque vada domani, abbiamo fatto una stagione fino a questo momento straordinaria, dobbiamo, ripeto, ringraziare anche tutto il gruppo di lavoro, non soltanto i giocatori, perché lo staff, la società, e oggi si è aggiunta questa nota in più di questo pubblico straordinario che ci ha dato la spinta decisiva per arrivare alla finale. Come si può recuperare in così poco tempo? Non lo so, ancora una volta giochiamo prima delle 24 ore, domani ci sarà la voglia, ci sarà l'adrenalina in più, quel 10% in più, dettato dal fatto che sarà una finale nazionale in casa, quindi qualcosa faremo di meglio secondo me. Peccato per Rogerio. Direi, il nostro unico attaccante, peccato sì, fare una finale in queste condizioni non era il massimo. Grazie mister.